per quale motivo la vostra posizione è diversa da quella che abbiamo ascoltato, Michele? Noi, prima che si arrivasse a questa dichiarazione, abbiamo avuto incontri sia con i pazienti dializzati dell'ospedale di Fasano da parte del segretario regionale, il quale ne è convenuto al fatto che, data la importanza del servizio dialisi di Fasano e le condizioni per avere la sicurezza nella dialisi, dopodiché ha avuto un incontro con il direttore sanitario, dottor Cataldo Saracino, e il dottor Manisco Gianfranco, primario della nefrologia e dialisi da Brindisi, Francavilla e Fasano, che è un CAD. Dove siamo arrivati alla conclusione? Che, essendo un'emergenza, non si poteva dializzare a Ostuni, perché Ostuni non ha le condizioni tecniche a poter ricevere il numero dei dializzati di Fasano. Pertanto, noi abbiamo, sia a livello regionale che a livello nazionale, abbiamo appoggiato la posizione della ASL per il più breve tempo possibile, onde evitare che i nostri dializzati possano avere delle conseguenze sotto l'aspetto sanitario, tenuto conto che il dializzato è diverso dagli altri malati, ha pazienti in genere, ha delle problematiche legate al lavoro, ha problematiche diverse. Pertanto vogliamo che sia un tempo ristretto, però che abbia una buona rilevanza per quanto riguarda il servizio che si svolgerà a Fasano. Ma quando tu parli di soluzione temporanea e di breve tempo, proprio di che periodo parliamo, sinceramente, se si può ipotizzare? Gli accordi avuti con il direttore sanitario di Ostuni erano un mese, massimo un mese e mezzo, però non più di tanto. Pertanto, a queste condizioni ci siamo adeguati a cercare di andare avanti in questa situazione, senza incidere sulla problematica di salute del paziente. Pertanto, se la Commissione Sanità, a titolo è un discorso, ma avendo noi avuto conferma dal primario della nefrologia, che dice non è in grado la struttura di ricevere più del numero dei pazienti che si dializzano, ci siamo affidati alla questione tecnica e non politica. A chi spetta l'ultima decisione ora? La decisione spetta al direttore generale, quindi noi non possiamo che prendere atto che, siccome il direttore generale ha già avuto incontri da ciò che io ho letto sulla stampa, però non si può forzare una situazione che Ostuni non è in grado di reggere. Oggi una buona notizia per la Puglia, ci viene dall'agenzia di rating Moody's che porta l'outlook, cioè lo sguardo sul futuro, da negativo a stabile. La pagella che ci fa questa importante agenzia di valutazione compara la Puglia allo Stato italiano, in una condizione in cui diverse regioni importanti, non solo del sud ma anche del nord come il Piemonte, vedono peggiorata la propria situazione e la propria pagella. Questo avviene all'indomani della presentazione del rapporto della Corte dei Conti al Parlamento, in cui si indica nella regione Puglia la regione che è stata più in grado di combattere contro le frodi, le irregolarità, che rappresentano una frazione minima in una contabilità agghiacciante, qual è quella per cui i fondi europei, invece di finanziare i cantieri che servono a dare risposta ai problemi del nostro paese, a volte finanziano, diciamo così, le giostrine della corruzione e della dissipazione di risorse pubbliche. La Corte dei Conti dà un dato importante, il dato secondo il quale la Regione Puglia ha saputo adeguarsi alle sollecitazioni anche venute nella relazione dell'anno scorso all'interno della propria struttura di uffici, proprio per combattere, diciamo, gli eventi corruttivi e prevenire queste attività, diciamo, che sono contro una buona gestione della pubblica amministrazione.
situazione. In sostanza è quello che è avvenuto anche nell'uso dei fondi comunitari. Saper spendere è importante, non è solo importante spendere, per cui aiutarsi con strutture come quella di Audit, lo diceva stamattina il Presidente, che sostengono l'azione dell'amministrazione non soltanto alla fine del procedimento, ma anche all'inizio, quando si fanno i bandi per verificarli, sono importanti perché evitano e prevengono anche i fenomeni corruttivi. In vista della nuova programmazione 2014-2020, questa mattina a Bari, presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi Aldo Moro, si è tenuto un convegno dal titolo «I nuovi servizi per il lavoro. Risultati e prospettive di sviluppo tra monitoraggio dei servizi, piano straordinario, accreditamento e garanzia per i giovani», organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con l'IPRES. Hanno senso di esistere i centri per l'impiego e cosa devono fare? Devono accompagnare, formare, orientare, devono interagire, avere a disposizione una piattaforma informatica che sino ad oggi non c'era, che metta in collegamento i centri per l'impiego di Puglia con quelli delle altre regioni con le quali ci siamo convenzionati, perché non c'è una piattaforma unica italiana. E in questa piattaforma giungono tutti i dati dei disoccupati, cassi integrati, quelli che sono in deroga e quelli che sono nella mobilità in deroga, e i dati delle aziende, e tutti, anche le aziende, li possono accedere, scartabellare, individuare i bisogni, il punto d'incontro tra bisogni e necessità degli uni e degli altri, immettendo in una formazione mirata le persone presenti nel mercato del lavoro. Formazione mirata, secondo indici di occupabilità, anche qui sta la via pugliese, individuare profilo professionale per profilo professionale quelli più richiesti dalle aziende, ce lo devono chiedere le aziende. L'attività, se fosse ulteriormente potenziata, perché organizzata, ulteriormente anche rafforzata la rete con le agenzie, diciamo, cosiddette private di lavoro e altre strutture dell'agenzia di collocamento dell'università, il job placement e tutte un po' queste strutture anche con le scuole che adesso sono abilitate anche a fare questo tipo di attività, diciamo, ecco, si può costruire una rete di servizi dove però bisogna anche metterci un po' di risorse sia umane che finanziarie, e qui è la parte un po' più complicata, ma delle risorse ci sono, però è chiaro, bisogna fare una serie di interventi. Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano non poteva mancare, se non uno dei comuni più importanti della Puglia, sicuramente uno fra i più belli. Parliamo del comune di Ostuni, la città bianca, rappresentata come tradizione vuole nell'occasione della Fiera Milanese, dal sindaco Tanzarella e dell'assessore al turismo Agostino Buongiorno. Tra le offerte turistiche consolidate della città bianca, una particolare menzione merita sicuramente il fiore all'occhiello del territorio, condiviso anche con il comune di Fasano, vale a dire il parco delle dune costiere da Torre San Leonardo a Torre Canne. Per l'occasione, insieme all'assessore regionale Godelli, c'è stato un incontro pubblico nella BIT di Milano, dove il sindaco ha elencato le particolarità, le peculiarità di questo tesoro ambientale. Quello del parco è uno dei fiori all'occhiello della nostra città, che si va ad aggiungere ad una serie di luoghi che sono così apprezzati, dalla Piana degli Ulivi alle Masserie, al centro storico, un mare bellissimo. Quindi il parco adesso ha dato un altro elemento di traino in questo contesto, quindi valorizzazione di territori che hanno caratteristiche che non si possono copiare, e messa a punto di progetti che sono innovativi e all'avanguardia. Quello della mobilità dolce è uno di questi. Siamo, fra pochi giorni inaugureremo l'Alberga Bici, una vecchia casa cantoniera posta all'interno del parco, che sarà un punto di riferimento per i ciclisti che si muovono in Europa perché sanno apprezzare questo sistema di mobilità. L'anno scorso abbiamo già avviato un progetto sperimentale, autobus pubblico gratuito dalla nostra città alle spiagge. Sulle spiagge bici a disposizione per poter visitare tutte le spiagge del parco.
Adesso siamo capofila del sistema ambientale e culturale di SAC finanziato dalla Regione insieme a tanti altri comuni, Fasano, Brindisi, Ceglie, Carovigno, San Vito. Anche in questo cercheremo di accrescere la facilità di fruizione di tutte le emergenze culturali, storiche e ambientali, mettendo in rete e aumentando i collegamenti pubblici tra le stazioni, tra l'aeroporto e questi beni che devono essere utilizzati. Quindi mi pare che noi qualcosa la offriamo, cerchiamo di utilizzare al meglio i grossi contenitori pubblici che ci sono all'interno per esempio del centro storico, museo, sede della Fondazione Detta Mediterranea, e quindi iniziative che sono finalizzate a creare le circostanze per rianimare e rivitalizzare i centri storici. In passato abbiamo anche messo delle premialità per insediare le attività commerciali, perché altrimenti non si rianima e non rivive il centro storico, e il risultato è stato senz'altro positivo. Ora, siamo orgogliosi di far parte della Puglia, perché nessuno può immaginare ancora di essere l'ombelico del mondo, e sarebbe ridicolo e anacronistico nel terzo millennio. Però facciamo orgogliosamente parte della Puglia, siamo una delle eccellenze e quindi vogliamo far parte a pieno titolo di questo progetto finalizzato a valorizzare questo nostro territorio, la capacità di accoglienza dei pugliesi che non ha pari, e il vero petrolio, il vero oro nero sta in tutti quanti noi e nel territorio che calpestiamo ogni giorno, non in fondo al mare che dobbiamo difendere da queste aggressioni. Noi dobbiamo avere una diplomazia europea più capace di incidere nelle crisi. Vediamo adesso quello succede in Siria, vediamo i segnali arrivare nel Corno d'Africa, vediamo la situazione del Sudan, il Congo, il Kivu, eccetera. Per quanto riguarda il discorso sullo sviluppo, l'Africa si sta sviluppando, il PIL è cresciuto stabilmente del 5% negli ultimi 10 anni, e gli spostamenti per motivi economici sono più intercontinentali che verso di noi. Quello che a noi capita di vedere sulle coste, diciamo, italiane di Lampedusa è il frutto di crisi irrisolte, che vanno quindi risolte. Crediamo molto nella collaborazione scientifica e soprattutto nella realizzazione e implementazione di progettualità che possano coniugare questi nostri mondi e soprattutto offrire un'attività di supporto alla crescita, allo sviluppo, uno sviluppo che sia inclusivo, che sia sostenibile e che possa favorire anche il dialogo fra le generazioni del domani. L'università guarda i giovani e soprattutto attraverso questo dialogo istituzionale fra mondi che hanno ancora difficoltà a interagire, possiamo senz'altro favorire la crescita per i prossimi anni. Il nostro compito è quello di accompagnare, intanto ascoltare quelli che sono i bisogni e cercare di adattare la conoscenza che esiste e metterla a disposizione, quindi perseveranza, pazienza sono le caratteristiche necessarie per compiere questo lavoro. Naturalmente lo sviluppo è implicitamente legato a una serie di fattori. L'Africa rappresenta una grandissima opportunità per la popolazione mondiale, perché diventerà sempre di più, perché esistono delle risorse ancora inesplorate. Dobbiamo accompagnare la crescita di questi paesi, naturalmente una crescita inclusiva che parta dalle popolazioni locali, che permetta a queste popolazioni locali di trovare benessere, perché ovviamente altrimenti ci sono guerre come in tante aree di questo magnifico continente ancora ci sono, e naturalmente per far questo il settore primario dell'agricoltura rappresenta un grande potenziale. È già stato già detto, 60% della popolazione dell'Africa vive di agricoltura, produce il 20% del prodotto interno lordo. Si può fare di più, si possono quadruplicare diciamo le rese, perché ancora mancano le tecnologie che devono essere naturalmente sostenibili. Bisogna lavorare moltissimo sul risparmio dell'acqua, e quindi l'irrigazione rappresenta quello che noi facciamo in termini di formazione, di ricerca, in questo senso va nella direzione giusta, e naturalmente bisogna dialogare anche a livello regionale. Il food e il fashion italiano sono molto apprezzati e quindi abbiamo iniziato così con i prodotti italiani, rigorosamente, perché sono orgoglioso di dirlo, pugliesi, quindi a lunga conservazione, quindi pasta, olio, biscotti, tomato,
tonno, tutte queste cose a lunga conservazione. E sinceramente all'inizio non pensavamo di avere un riscontro così immediato e tanto apprezzamento, però la gente ha veramente amato, continua sempre di più a diventare intenditori di questo tipo di pasta. Continuano gli eventi dedicati alla memoria della Shoah. Il mese della memoria infatti continua anche a febbraio. E a Bari questa mattina si è parlato degli Unfelder, una famiglia perseguitata a Bari proprio negli anni duri della persecuzione nazifascista. La manifestazione di oggi ha previsto un percorso di memoria che ha attraversato la narrazione della storia contemporanea attraverso le ricerche di Pasquale Trizio, la lettura di alcune poesie lette da Mirella Tempone. Si è passati poi ad un dibattito-conversazione con gli studenti del Liceo delle Scienze Umane e Bianchi Dottula di Bari, particolarmente attenti verso la problematica di questa mattina. Questa giornata oggi è dedicata agli Unfelder, che era una famiglia ebraica che viveva a Berlino e che per motivi di persecuzione si sposta a Bari. La vicenda è inedita, non è conosciuta ed è venuta fuori dalla ricerca fatta da Pasquale Trizio, che è uno storico locale, che sulle carte, con le carte dell'Archivio di Stato di Bari e con quelle anche dell'Archivio Centrale di Roma, ha ricostruito le vicende di questa famiglia. Tra l'altro tutto è nato dalla visione di una tomba nel cimitero di Bari in cui sono sepolti gli Unfelder. Questo nome, tra l'altro, che non fa parte del cimitero ebraico, ma è in zona cattolica, perché loro a un certo punto si sono anche sposati col rito cattolico e quindi hanno abbracciato la religione cattolica per evitare la persecuzione. I ragazzi da queste storie dovrebbero soprattutto prendere coscienza di un patrimonio anche di documenti inesplorato per poter affrontare poi una ricerca storica che serve soprattutto per il presente e per il futuro. La storia non viene, come dire, coltivata perché si rimpianga il passato, ma è una ricerca per poter migliorare il presente e poter progettare per il futuro, e in questo secondo me i ragazzi hanno un ruolo importantissimo perché sono loro il nostro futuro. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Guerra a Kiev, 100 morti e Yanukovych annuncia un'intesa. Governo Renzi oggi al Colle con la lista di ministri. OCSE dall'Italia, grandi sforzi per le riforme. Accordo raggiunto dopo una maratona negoziale notturna tra il potere ucraino, l'opposizione, l'UE e la Russia per mettere fine alla crisi politica in Ucraina. Nuovi spari intanto a Kiev dopo gli scontri di ieri che hanno provocato 101 morti. In base all'accordo sarebbero previste elezioni anticipate, la Francia però avverte niente di definitivo. Matteo Renzi è intenzionato a salire oggi al Quirinale per sciogliere la riserva con in tasca la lista dei ministri in anticipo sui tempi previsti e sarebbe confermata la presenza di Angelino Alfano nel nuovo esecutivo come responsabile del Viminale o come vice premier. Dall'Italia grandi sforzi per le riforme, ma ne servono degli altri per applicarle, emerge dall'ultimo rapporto dell'OCSE dedicato al nostro paese. Per l'organizzazione all'Italia serve un riequilibrio nelle tutele, dai posti di lavoro al reddito dei lavoratori, aumentando le reti di sicurezza sociale. Nuovo colpo a Casalesi, la direzione investigativa antimafia ha confiscato beni per 5 milioni di euro al boss Giuseppe Setola, protagonista della strage di Castel Volturno. Setola, arrestato nel gennaio del 2009 dopo un periodo di latitanza e condannato a diversi ergastoli, si trova attualmente in regime di carcere duro in base all'articolo 41 bis. Continua a salire l'allarme smog a Pechino, dove oggi bambini e anziani sono stati invitati a restare in casa e la popolazione è stata esortata ad usare i mezzi pubblici. È stato raggiunto il livello arancione, il penultimo più alto della scala, dal blu al rosso per indicare il tasso di inquinamento atmosferico. Bloccati alcuni impianti industriali particolarmente inquinanti. Non raggiunge la soglia dei 9 milioni di spettatori neanche la prima parte della terza serata del Festival di Sanremo, che ha visto la partecipazione di Renzo Arbore, che ha infiammato il pubblico dell'Ariston. Francesco Renga guida intanto la classifica provvisoria dei Big, seguito da Arisa al secondo posto e Renzo Rubino al terzo.
Inizio positivo per Marco Menandri a Phillip Island, il tracciato australiano che questo fine settimana ospita il primo round del mondiale Superbike. L'Aprilia Racing Team è sceso in pista per la prima volta con l'RS V4 nella nuova livrea argento. Il Ravennate ha staccato il secondo tempo del giorno. L'importante è la salute. La pensano così 8 italiani su 10 che con la crisi rivedono la scala dei valori e riscoprono le cose che contano davvero. La salute, appunto, e a pari merito la famiglia, citata anch'essa come priorità dall'80% dei connazionali. Solo al secondo posto il lavoro e la vita di coppia, entrambi sul gradino intermedio del podio, indicati come valore numero 1 dal 25%. Seguono a brevissima distanza il denaro e l'amicizia. Il borsino valori degli abitanti del bel paese emerge dai dati dell'Osservatorio Salute AstraZeneca. Indagine periodica questa sulla cultura della salute, realizzata da ISPO Ricerche su un campione di italiani over 18. Dall'ultima rilevazione risulta un paradosso. Benché la salute, cosa importante, il 36% confessa di non prestare alcuna attenzione alla prevenzione delle malattie. Negli ultimi 2 anni, gli italiani che sembrano dire toglietemi tutto, ma non la salute, sono aumentati del 19 punti percentuali. Infine, in tempi di magra, ne guadagna invece il denaro. Se nel 2011 a ritenerlo la cosa più importante era il 13% dei connazionali, ora è il 24%.